Ci troviamo in Via dell'Oriolo e dietro di me c'è la bellissima libreria delle Oblate, dove se andate all'interno al secondo piano potete avere una bellissima vista su la cupola. Questo è uno dei posti segreti, diciamo così, un po' dei fiorentini. E in questa posizione si vede benissimo una curiosità che si trova alla base del cupolone. Vedete, c'è una piccola decorazione, tipo un loggiato, alla base, tutti archetti bianchi. Ecco, c'è una storia appunto che riguarda questa costruzione. Siamo all'inizio del 1500, è a Firenze ovviamente pieno di artisti, la cupola, sappiamo tutti, l'ha fatta Brunelleschi, ma l'ha finita nel 1436, non è che l'ha proprio decorata, lui l'ha finita, quindi mancavano un po' di decorazioni. Il gonfaloniere di giustizia vuole rendere Firenze una bellissima città e quindi chiama a Firenze tanti artisti, tra cui lui che si chiamava Baccio d'Agnolo, ovviamente non famoso come Michelangelo, Leonardo o Brunelleschi, ma comunque sempre un grande artista, uno scultore. E questo Baccio d'Agnolo si mette a decorare la base della cupola. Dopo un po' che ci lavora, vuole avere un po' un'opinione, perché all'epoca gli artisti ci tenevano tanto alle opinioni delle persone. Oggi si direbbe avrebbe voluto un feedback, no? Per capire se quello che stava facendo andava bene o meno. E cosa succede? I fiorentini ovviamente danno il loro giudizio. A quell'epoca abbiamo Michelangelo. Michelangelo divenne famoso dopo aver scolpito il Davide, 1504. Diventa un grande artista, va a Roma, però era un po' puntiglioso. Ogni tanto litigava col Papa e tornava a Firenze, poi tornava a Roma e poi tornava a Firenze. In quel periodo Michelangelo è a Firenze. Si sa tutti che Michelangelo era parecchio antipatico. Infatti quando vide la costruzione disse: ma a me mi pare una gabbia per grilli. E questa affermazione fu talmente offensiva per Baccio d'Agnolo che lui smise di lavorare e da quel momento nessuno ci ha più lavorato. Quindi la cupola ha solamente quella piccola decorazione su uno solo degli 8 lati. Tutt'oggi potrebbe venire, non so, un emirato, qualcuno ricco e a pagare uno scultore per fare appunto la decorazione, ma no, perché ancora oggi a Firenze la voce di Michelangelo riecheggia in Piazza del Duomo.